Calcaterra ha subito una delicata operazione al cervello, ma le sue condizioni di salute sono ancora molto gravi. Il controllo della squadra Duomo per ora rimane saldamente nelle mani di Davide Tempofosco. Il vicequestore è impegnato su due fronti. Da un lato deve cercare di arginare la guerra tra clan malavitosi che vede la famiglia Maglio opposta a quella dei Corvo, dall'altra cercare di scoprire cosa nasconde il giudice Ferretti. La PM è stata nuovamente trasferita in una località segreta dopo l'ennesimo tentativo da parte dei Maglio di arrivare a lei e quindi alla chiave dell'archivio di Crisalide. La Ferretti continua a negare, ma ormai anche i suoi colleghi hanno capito che sta nascondendo qualcosa. Tempofosco è consapevole che la Ferretti custodisce un segreto e per riuscire ad ottenere le informazioni che gli servono utilizza metodi non convenzionali che finiscono però per insospettire Lara Colombo, il vice questore che non si è mai abituata ad un ridimensionamento del suo ruolo con conseguente perdita di potere.